contentissimo. Sta giocando con l'hula hoop. Io non sono capace a giocare con l'hula hoop, però voglio giocare anch'io in giardino, uffa! Mi è venuta un'idea. Ehi, Ninna! Ehi, Ninna, smettila di giocare con quell'hula hoop, dai! È divertentissimo! No. Sì, ma ho un gioco da proporti ancora più divertente. Che ne dici? Cosa c'è più divertente di un hula hoop in un bellissimo giardino? Utilizzare questo hula hoop rosa per fare la challenge l'ultimo che esce dal cerchio! L'ultimo che esce dal cerchio in giardino? Beh, sai che ti dico? Ci sto, però dobbiamo trovare gli oggetti perché sennò ci annoiamo lì dentro. E poi aspetta un attimo, qual è la ricompensa di questa challenge? È qui che arriva il bello. Infatti, oltre a fare questa challenge super divertentissima all'aperto, ho anche una ricompensa speciale per la challenge di oggi. La super ricompensa per chi vincerà la sfida di oggi, infatti, sarà una quantità infinita di Big Bubble, il più grande bottino di Big Bubble che io abbia mai visto. Guardate quante sono! Matti, ma sono tantissime! È una scorta infinita, una scorta a vita! Le possiamo usare per tutta la vita queste! E sono anche profumatissime, buonissime! Che bella! Ninna! Sì? Non provare a rubarla! Non ho rubato niente io, Matti, ti stai sbagliando! Ora iniziamo la challenge però! Ninna, guarda che ti sto vedendo, sono davanti a te. Uffa. Le Big Bubble sono perfette per un momento di divertimento e di gioco all'aperto. È vero, hai ragione, poi senti, sento già il profumino nell'aria. Io invece sento già il profumo della vittoria. Abbiamo 60 secondi di tempo per trovare in tutto il giardino gli oggetti che ci serviranno per vivere in quel minuscolo cerchio. Buona fortuna. Peccata. Questa potrebbe tornarci utile. Per quale motivo erano nascosti dentro la pianta? Vabbè. Io in realtà ho già sbirciato gli oggetti e so benissimo dov'è uno, forse il più importante. Venite con me. Microfono con cui posso cantare. Questa challenge sarà ancora più bella così. E poi qua sotto c'è una cosa strana che non ho mai visto. Questa mano qui che si allunga pure. Però potrebbe tornare utile, che dite? L'ultimo oggetto, l'ultimo oggetto. Quindi ora inizia ufficialmente la challenge, vero? Sì, e mi stai già troppo attaccata, potresti spostarti un po'? Aspetta, ti sto pettinando i capelli. Sarà una challenge molto stressante. Che si può fare dentro un cerchio per non uscire prima di Matti? Vediamo. Potrei cantare una canzone per farlo uscire. Sei pronto? Sì. Jingle bell, jingle bell, jingle all, wow! Pensavo che almeno oggi, che abbiamo questa ricompensa super incredibile e divertente, avresti cantato una canzone diversa. Aspetta. Big bubble, big bubble, big bubble, big bubble. Ti è piaciuta? Sì, è stata davvero emozionante. Sì, mi sono emozionato. Strano che questa volta non esci dal cerchio. Forse perché vorrei vincere al posto mio, ma vincerò io, te lo dico io. Quando le ricompense si fanno interessanti, Matti incomincia a giocare. Ehi, Ninna, guarda cosa ho portato dentro al cerchio. Che ne dici se proviamo a farci una partita a pallavolo nel cerchio piccolissimo? E secondo te come facciamo, scusa, a giocare a pallavolo in un cerchio così piccolo? Beh, serve solo un po' di creatività, dai. Ok, sei pronto? Io sono una pallavolista nata. Prontissimo, vai. Sono brava, sono brava, sono la più brava. Sono meglio io. No, sono io la più brava. E ora la palla è andata pure fuori dal cerchio. Addio palla. Inizia a stare davvero stretto qui. Fa caldo, sto sudando. Hai ragione, allora potresti uscire e andarti a fare una bella doccia. Io potrei prendere tutto il mio premio, che dici? Non abbandonerò mai questo premio. Ragazzi, guardate, Matti sta dormendo. Sì, si è proprio addormentato dentro al cerchio. E io non mi posso nemmeno sedere perché ho occupato tutto lo spazio. È il mio momento. Devo rubare una Big Bubble senza farmi vedere da Matti. Quindi, seguitemi. Anzi no, rimaniamo qua, però ho la mia mano magica. Ok, mano, ti prego, arriva fino a lì. Ok, perfetto. Thank you.
sono quasi. Tra poco sarai mia. Ok. Bene, ci siamo quasi. Cosa stai facendo? Non ci posso credere. Dammi subito questa. No, Matti. Credevi davvero di poter rubare una Big Bubble così? Assolutamente no. Mi dispiace, mia cara ninna, ma questo pacchetto è sequestrato. Se vuoi vincere, non devi barare. Uffa, ce l'avevamo quasi fatta. Non mi accarezzare, però. Ehi, basta, basta. Mi hai fatto anche venire fame. Infatti mi sa proprio che mi mangio un pacchetto di crackers, dato che li ho trovati io. Me lo dai un pezzo? Assolutamente no. Io ho una domanda. Se dovesse venire a piovere, cosa succederebbe alla nostra challenge? Questa cosa, ninna, non l'avevo pensata proprio. Dovremmo giocare sotto la pioggia, penso. E invece se ti dovessi schizzare, cosa succederebbe alla nostra challenge? No, non provarci, non provarci nemmeno. Uffa, Matti, ma io voglio troppo una Big Bubble. Aspetta, ma almeno se vinco io te la do una. Se vinci tu me la darai una? Beh, certo, una su un milione assolutamente sì. Matti, ti propongo una cosa. Cosa vorresti fare adesso, dimmi? Ecco qui. Stai uscendo dal cerchio? Non sto uscendo, vorrei farlo girare con noi dentro. Con noi dentro? Ma sì. Tu sei tutta impazzita. È facile, guarda. Come facciamo in due? È impossibile. Devi seguire il movimento rotatorio del cerchio, ok? Ok, vai. 3, 2, 1, ok, ok. Forse non ci stiamo riuscendo. Non sta girando neanche, ninna. Neanche una volta ha girato. Ora però mi ci voglio impegnare, perché questo è un bel gioco da fare in due, okay, all'aperto. 3, 2, 1. Gira, guarda, sta girando, sì. Perfetto, siamo bravi, no? Ok, direi che possiamo anche arrenderci. Dai, fammi fare da solo, esci. Non uscirò mai da questo cerchio. Ma io devo fare l'hula hoop. C'è in palio il regalo più grande che abbiamo mai messo. Quindi dammi questo hula hoop e facciamolo insieme. Ok? Perfetto, sì. Oh, no. Corri. Non ci hanno visto. Questa cosa si è rotto l'hula hoop, anzi si è aperto, non si è rotto, e quindi non ha vinto nessuno dei due. L'hula hoop non si è rotto, vedi? Si stacca ma poi si rimette. Io sono stata l'unica a rimanere dentro. Dai, scherzo, Matti, abbiamo pareggiato. L'hula hoop si è rotto mentre c'eravamo entrambi. Anche perché se non si fosse aperto avrei vinto io. Ma sì, e chi lo dice questo? Vabbè, adesso andiamo a mangiare le Big Bubble. Sì. Beh, anche se dobbiamo dividerci la ricompensa, a me va benissimo comunque, perché sono tantissime, quindi mi va bene. E le condividerò anche con tutti quanti i miei amici. Questa sì che è una grande vittoria. Non vedevo l'ora. È morbidissima. E queste sono le mie. Non vedevo l'ora di avere dei pacchetti così grandi di Big Bubble in casa, così posso mangiarle quante voglio. Ma non esagerando, mi raccomando, falsacchiotti. Prova a fare una bolla. Non ci credo, non sei capace. Ma era perfetta. Si chiama Big Bubble perché fa le bolle grandi, non perché fa le bolle come hai fatto tu, piccolissima. Hai ragione. Vabbè, vado ad allenarmi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.